I membri del priorato sono sparsi in tutto il globo. Philippe de Cherizet lo definì una mistificazione nel 67. Questo è quello che vogliono farci credere. Il priorato è incaricato di una sola missione: proteggere il più grande segreto della storia moderna. La fonte del potere di Dio sulla Terra. Ah no, questo è un equivoco comune. Il priorato protegge la fonte del potere della Chiesa sulla Terra. Il Santo Graal. Io non capisco. Quale potere? Qualche magica scodella? Robert, le ha detto forse che il Santo Graal è una coppa? Il libro sacro non c'è arrivato per fax dal cielo. La Bibbia, come noi la conosciamo, ha avuto la supervisione finale di un uomo. L'imperatore pagano Costantino. Io credevo che Costantino fosse cristiano. Oh no, di certo, fu tutta la vita un pagano. E venne battezzato sul letto di morte. Costantino era il sommo sacerdote di Roma. Da tempo immemorabile, il suo popolo adorava in egual misura le divinità maschili della natura e la dea. O femminino sacro. Ma Roma era agitata da un crescente tumulto religioso. Tre secoli prima, un giovane ebreo di nome Gesù era apparso a predicare l'amore e un unico Dio. Secoli dopo la sua crocifissione, i seguaci di Cristo erano cresciuti in modo esponenziale e avevano cominciato una guerra religiosa contro i pagani. O furono i pagani a cominciare una guerra contro i cristiani? Non sappiamo con sicurezza chi iniziò le atrocità in quel periodo. Ma possiamo convenire che il conflitto assunse proporzioni tali che stava per spaccare Roma in due. Costantino può essere stato un pagano tutta la vita, ma era anche un pragmatico. E nell'anno Domini 325 decise di unificare Roma sotto una sola religione. Il cristianesimo. Il cristianesimo era in ascesa. E lui non voleva che il suo impero si spaccasse. E per rafforzare la nuova tradizione cristiana, Costantino convocò una famosa assemblea ecumenica nota come Concilio di Nicea. E in questo concilio le varie sette discussero e votarono ogni cosa, dall'accettazione e il rifiuto di specifici Vangeli alla data della Pasqua, all'amministrazione dei sacramenti e naturalmente all'immortalità di Gesù. Non la seguo. Ma cher, fino a quel momento della storia, Gesù era visto da molti dei suoi seguaci come un sommo profeta, un uomo grande, potente, ma un uomo. Mi spiego, un uomo mortale. Non il figlio di Dio? Nemmeno un suo nipote di terzo grado. Costantino non ha creato la divinità di Gesù, ha semplicemente sanzionato un'idea che era già largamente diffusa. Semantica. No, non è semantica. Tu interpreti i fatti per supportare le tue conclusioni. Un fatto è che per molti cristiani Gesù era mortale un giorno e divino il giorno dopo. Per alcuni cristiani la sua divinità fu esaltata. Oh, assurdo, ci fu perfino un annuncio formale della sua promozione. Non erano d'accordo neanche sul credo Nicea. Scusate. Chi è Dio? Chi è uomo? Quanta gente è stata ammazzata per questa domanda? Da quando esiste? Un unico vero Dio si è sempre ucciso nel suo nome. Lasci che le mostri